Ribuon salve gente, come sempre io sono T-Shark e sono tipo le 22:53 minuti. Ok. Porca troia, ho da poco finito lavoro e sono desfatto come una merda. Non dire parolacce, lo chiamo la polizia. E quindi non c'avevo un cazzo da fare, ho detto boh, proviamo a fare un video per YouTube che i miei iscritti gli piace quando faccio i video. Quindi ho deciso di fare un video un pochino diverso dal solito, voi vi siete abituati che io faccio sempre un video un pochino diverso dal solito e questa volta si tratta di un non so come chiamarlo, non so se chiamarlo gameplay o qualcosa. Vi lascio al video che forse capirete un attimo meglio. Bella! Bene ragazzi, sono tornato con le mie bellissime cuffiette da centralinista della Wind, perché boh, più di così non mi posso permettere per il momento. Essendo che fuori piove, sono ormai tipo le 11 di sera, ho pensato di fare un video un po' diverso dal solito. Diciamo che questo video, diciamo che è in tema gameplay horror, non so come cazzo chiamarlo, decidete voi ragazzi. Senza tenerlo troppo per lungo, cominciamo dicendo che il sito, questa pagina è tutta in inglese, l'ho trovata grazie a un altro youtuber più famoso di me, che non voglio nominare perché dopo mi iscrivo nel suo canale, non al mio e non va bene. Allora, partiamo subito. Warning, cioè ci avviso subito di stare attenti, è tutta in inglese, cercherò di tradurla con il mio inglese spicciuto bene. Allora, this webtoon is a special horror episode for this summer season, since it contains shocking scenes. Vabbè. Reader discretion in advised for pregnant women is elderly and those suffering from serious medical conditions. Avete sentito che bello inglese che c'ha? Boh, in pratica ci avvisa le solite cazzate, cioè prima di tutto ci dice che questo cartone web è uno speciale horror, uno speciale episodio horror per questa estate, anche se è uscito un bel po' di tempo fa. E avvisa le persone malate di cuore, le donne incinte di non farlo perché potrebbero morire. E partiamo subito. Cioè, per dirvi, è del 2011, chissà quanta gente l'ha già fatto, però che cazzo me ne frega. This story is based Vabbè, in pratica ci dice subito che questa storia è basata su avvenimenti realmente accaduti. Allora, it was around 11:20 that night. Quindi sono le 11:20 di sera. I was dragging myself home excused after the tiring night study seasons of school. Praticamente lei sta tornando a casa da scuola. But there was no one on the street, which I was. In pratica, vabbè, ci dice che lei è da sola sulla strada, non c'è un cazzo di nessuno sulla strada, non ci sono persone. So you see a lot even night since apartment complex is pretty big. Vabbè, lei sta tornando a casa praticamente. Lei sta tornando a casa dopo aver studiato e non c'è un cazzo di nessuno sulla strada. Lei sta tornando a casa, bene. Io leggo anche un attimo per tradurvi perché è la prima volta che ci entro, non ci sono entrato neanche prima, volevo proprio che fosse una sorpresa vedere che cazzo di horror è, allora mi prendo uno spavento. Anyways, feeling scared, I keep looking down on the ground while walking home. Quindi ero un attimo spaventato tornando a casa da scuola da sola perché sono una bella figlia giapponese. E suddenly a shadow stretching towards my eyes, although there wasn't anyone around me. Praticamente lei dice che vedeva un'ombra. Spero di tradurre bene ragazzi perché l'inglese è un attimo arrugginito. Praticamente lei tornando a casa vede quest'ombra per strada, però non c'era nessuno attorno a lei. I looked up to see who there was. Praticamente lei guarda in alto per vedere se c'era qualcuno, però non c'è un cazzo. Nel frattempo mi arrivano anche messaggi, però vabbè. And so a woman walking from me, but she looked a little strange. Praticamente lei vede una donna davanti a sé, però boh, sembrava strana. Infatti, da come possiamo ben notare da questa immagine, sembra che stia facendo una specie di moonwalk, un balletto strano. Sembra che c'è anche la gamba rotta. Speriamo si faccia il medico. I could say that she looked crippled. She was limping a struggling walk of me. Praticamente dice che I could say to look crippled, non so che cazzo vuol dire. She was limping and struggling to walk in front of me. Praticamente lei stava camminando davanti a lei.
Since she was walking very slow, I soon caught up with her. Praticamente dice che sta tizia stava camminando davanti a lei, si stava rompendo i coglioni perché stava camminando davvero, davvero lentamente. Up close, I was able to see her even better. Non ho capito che cazzo voglia dire. Voi sapete l'inglese meglio di me, quindi lo saprete. Minchia, perché il taglio di capelli che c'è sta signora, no, veramente, è una roba bellissima. She was wearing dirty pink pyjamas. Pyjamas! And looked as if all her joints, che per me vuol dire qualcos'altro, però, in her body had been twisted. Praticamente dice che sta tizia c'aveva un pigiama brutto e sporco e sembrava malata, penso, non lo so che cazzo dire. Worse, her hair was a mess sticking out of everywhere. Praticamente lei dice che i capelli, come abbiamo detto anche noi, i capelli di sta tizia sono qualcosa veramente fuori dal comune, come abbiamo già detto anche noi, una roba che dovrei andare a portiere. It seemed to wire that stopped walking. Praticamente lei si è fermata dal suo camminare. I felt like I shouldn't get any closer to her, nor did I have the guts to pass her by. Praticamente lei si è fermata e vorrebbe superarla, però ha un po' paura, da quello che ho capito. Che roba bruttissima. E va avanti. Dai, ti devi spaventare. No, che roba brutta. Dimmi, mamma. Vieni di qua, visto che mi hai interrotto, ti faccio anche... Vieni di qua, che ti devo far vedere una cosa. Sto facendo una cosa sul sito internet e mi sono appena preso un infarto perché ho visto questa signora qui. Mi sono caduto le cuffie. Senti che cazzo di infarto mi sono preso. Cioè, mi sono preso un infarto. Dimmi, mamma. Ma che cazzo ne sapevo io che mi veniva fuori sta tizia brutta? Dimmi. Buono ragazzi, dopo l'interruzione di mio nonno adesso mi fa veramente un'impressione bruttissima quella cosa. Dio mio, che cazzo di colpo. E va avanti, io ho paura di andare avanti sta merda. Che cazzo me l'ha fatto fare? E poi c'ho queste idee veramente rivoluzionarie per fare il video. You know, people say that if you are really surprised you can't even scream. That was right, I froze her, not being able moving at all. Praticamente penso che lei dica in questo punto, sai, le persone... Vabbè, in pratica lei si è presa un colpo come me lo sono preso io nel cuore, Dio caro che sto morendo, ed era praticamente bloccata lì, non sapeva che cazzo fare. Where's my baby? Fratella, se c'hai un figlio sicuramente è scappata brutta come sei, cioè è proprio scappato lui. My thoughts were racing to her question. Non sapeva che cazzo rispondere alla sua domanda. Oh my god, I don't even know what I was thinking when I did that. It gives my chills thinking that moment. Praticamente lei dice che non sapeva che cazzo rispondergli perché non stava, cioè stava pensando ma non sapeva che cazzo rispondergli, che cazzo fare in quel momento, visto che sta tizia era veramente brutta. Che cazzo è sta cosa? Cos'è? Ma dai. Lì. Ragazzi, I answered pointing as far as I could. Penso che gli abbia indicato un punto a caso per distrarlo nel frattempo che lei se ne scappava via. Over there. Cioè, per farla andare fuori dai coglioni, fa tuo figlio e perdi l'amica mia. I just wanted her to get away from me. Cioè praticamente non sapeva come cazzo mandarla via sta tizia, che veramente è messa malissimo, sia da lontano che da vicino si vede malissimo, è bruttissima. Then she limped towards where I had pointed to.
Non so che cazzo voglia dire, praticamente penso che dice che gli ha indicato un punto a caso per farlo andare via dai coglioni. And I couldn't see her anymore. E praticamente lei è sparita, non l'ha più vista. Bei piedi, ma non siamo feticisti, che cazzo, continuate a farmi vedere i piedi. Bring my into her again. Fearing that I might run into her again. I tried to turn around and left that apartment complex. Praticamente dice che non, per statizia è sparita, non l'ha più vista. Lei si è girata, ha cominciato a correre fino al suo appartamento complesso. Continuano a farci vedere dei piedi perché noi siamo feticisti. I could not think of anything but to get to a place where there would be a people around. Praticamente senza nessuno intorno lei non pensava a un cazzo, non, a niente, proprio pensavo solo ad andarsene a casa come penserei anch'io. At that moment, in quel momento, questa cosa mi sa di brutto. She is not here. Lei non è qui. Praticamente penso che prima aveva detto che sta tizia è sparita, non l'ha più vista, penso che abbia vissuto, non l'ha più vista. Ma lei, cioè, si è girata per vedere se era dietro, ma non era più lì. I heard her screaming from away. Praticamente l'ha vista dietro, penso che. Si è bloccato. And when liberating from the tomb, I heard my name. Bene ragazzuoli, ho deciso di... Vaffanculo pure le cuffiette. Ho deciso di chiudere così questo bellissimo video perché veramente non ce la faccio più. È una cosa troppo. Per me è troppo, non sono abituato a fare queste cose, quindi cercate di capirmi e siate gentili perché è veramente troppo. Non ci perderò tantissimo tempo per editarlo perché devo dormire. Io domani lavoro e quindi devo dormire, quindi sarà un video un po' alla cazzo. Spero vi piaccia. Nel caso ne vogliate altri, basta che mi commentate qua sotto, mi lasciate magari se avete anche dei link di certe pagine del genere oppure di altri giochi, robe così. Avvisatemi prima nei commenti, scrivetemi magari guarda che questo è un video horror. Mi piacerebbe che tu lo facessi, così io so di non guardarmelo prima di farlo, me lo faccio, me lo guardo direttamente subito quando lo faccio, così è più naturale, perché voi sapete benissimo che a me piace essere naturale nei video. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io parlo un pochino piano perché i miei stanno dormendo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi al mio bellissimo... Iscrivete vostra nonna al mio bellissimo canale e noi ci rivediamo, spero domani. Allora,